Siamo presso la sede provinciale di Taranto di Confimprese Italia. Ho al mio fianco il presidente provinciale Federico Greco. Abbiamo già avuto modo di parlare nella scorsa puntata delle conseguenze catastrofiche per l'economia che l'emergenza coronavirus sta appunto determinando. E allora è intervenuto il governo Conte con il cosiddetto decreto definito ipocritamente Cura Italia, 25 miliardi di euro che però riguardano anche gli interventi in ambito sanitario, e per le partite IVA, per le piccole imprese c'è davvero l'elemosina. Perché stanziare 600 euro una tantum per una partita IVA, questa buffonata, passatemi l'espressione, il presidente Conte poteva risparmiarsela. È una umiliazione, è una mancia, è un'elemosina che io, da imprenditore, da titolare di partita IVA, Federico Greco idem, ma tantissime altre partite IVA non meritano questa ridicolizzazione della propria attività e del momento, del bisogno, della difficoltà che tutti quanti stiamo vivendo. E allora, Federico Greco, parliamo di questo decreto, parliamo di questa miseria, perché poi alla fine poi lo sviscereremo meglio il decreto, ma tutte le varie scadenze, quando si dice ma l'INPS, i vari contributi vengono rinviati, sì, vengono rinviati di tre mesi, però poi siamo punte da capo, tu le devi pagare. La tassazione, comunque, anche se ritardata, rinviata, c'è comunque. Quindi alla fine, se le partite IVA devono campare in un momento di catastrofe, di pandemia, con 600 euro, non immagino cosa sarà dei dipendenti delle piccole imprese. Ma guarda Luigi, sicuramente nella scorsa intervista ti parlai che comunque la coperta era strettissima, ed effettivamente ciò che è accaduto mi sta dando ragione. Sicuramente con 600 euro non si riesce a tenere in piedi un'impresa, la partita IVA sicuramente non so come potrà, sicuramente con 600 euro, mantenere in piedi e far fede comunque a tutte le proprie scadenze. Per il momento sono stati derogati i pagamenti di tasse e così contributi. Via. Contributi e così via. Il problema è che il 31 maggio, o meglio il 1 giugno, ci ritroveremo praticamente con le scadenze che arriveranno più le scadenze regresse. Come faremo per poterle pagare? Sicuramente sarà molto molto difficile, anche perché poi tra l'altro non voglio essere definito come un catastrofico. Un profeta di sventura. O un profeta di sventura. Ma è la realtà. Sinceramente non credo che nel giro di 30 giorni o 40 giorni si possa risolvere l'emergenza coronavirus. Quindi di conseguenza voglio capire come le partite IVA effettivamente, secondo il governo, potrebbero andare avanti, anche perché poi si va ad innescare un sistema un effetto domino. Perché sicuramente le partite IVA non potranno pagare i propri fornitori, non pagheranno le utenze, non potranno pagare assolutamente nulla. E quindi di conseguenza il fornitore che ha un'altra azienda e così via avrà altri problemi fino ad allargarsi e ad arrivare alla grande azienda produttrice. Cioè, si pensa solamente che rinviando di qualche mese, come se si volesse mettere la polvere sotto il tappeto, ma prima o poi questo tappeto deve essere scoperchiato, nel senso che prima o poi le scadenze, i pagamenti li devi effettuare, i contributi li devi versare, certo. I dipendenti li devi pagare, certo. E poi questa caricatura dell'una tantum, 600 euro una tantum, neanche ogni mese, così ti sto dando la ciappetta, la mazzetta, insomma a questo punto forse è ridicolo, conviene avere il reddito di cittadinanza,
non fare nulla perché i titolari del reddito di cittadinanza non fanno nulla, non per colpa loro, per carità, ma perché il sistema non si è adeguato. Dovevano essere impiegati nelle varie attività organizzate dai comuni, poi è scoppiato il coronavirus e allora il nullafacente prende 780 euro al mese e la partita IVA, che scusatemi l'espressione, butta il sangue, si ritrova una tantum 600 euro. Questo è un calcio in faccia all'Italia che produce, alla piccola impresa italiana. Guarda Luigi, ti voglio dare un'anticipazione. Noi stamattina abbiamo fatto un intervento. Ecco, ricordiamo che siamo in registrazione, siamo appunto al 17 di marzo e quindi ovviamente i tempi sono conseguenziali rispetto a questa data. Certo. Noi stamattina abbiamo presentato comunque un'interrogazione alla Presidenza del Consiglio. Ti posso dare un'anticipazione, quantomeno ci è arrivata voce che toglieranno l'una tantum, ma praticamente dovrebbero elargire le 600 euro fino al decreto di fine emergenza sanitaria. Quindi spera 600 euro mensili. Esattamente, quindi dovrebbero allargare. Ma per anche tutte le partite IVA, quindi dovrebbero darle per tutte le partite IVA, mentre prima si faceva la distinzione con lavoratori autonomi, adesso invece stanno cercando di integrare con lavoratori autonomi, artigiani, commercianti e ovviamente anche professionisti. Il punto, siamo sempre lì, io come azienda non pago solamente, o meglio, non penso solamente al mio benessere, ma devo pensare anche alle spese dell'azienda. Quindi se andiamo a estrapolare tutte le spese fisse facendo i conti della serva, sicuramente quelle 600 euro non serviranno assolutamente a nulla. È vero, posso usufruire per 9 settimane di cassa integrazione in deroga, ma quando la Regione Puglia si deciderà per darmi la cassa in deroga? Le utenze, come farò a pagarle, visto che comunque ci sono nelle partite IVA, negli artigiani, praticamente artigiani che pagano utenze di 1.100, 1.200, 1.300, 1.500 euro al mese. E poi, mi perdoni Greco, questi famigerati 600 euro, quando arriveranno? Appunto. Perché fino a prova contraria, se io devo mangiare, io non è che posso mangiare, io devo far fronte all'emergenza, non posso aspettare 3 mesi per mangiare, ammesso che si mangi con 600 euro, nell'attesa che arrivi questa cifra. Cioè, voglio dire, è ridicola l'impostazione. Allora, o non dai nulla e dici, signori, non posso, il paese Italia non può venirvi incontro ed è più dignitoso, ma far passare un'elemosina per un sostegno forte è davvero offensivo della nostra, del nostro nostra lavoro, dignità, del nostro sacrificio. Della nostra dignità di uomini e della nostra dignità di lavoratori. Ciò che è stato fatto sicuramente è un qualcosa di non congruo per tutto il lavoro che è costretto a fare una partita IVA. Sicuramente, ripeto, il nostro intervento fatto in mattinata era proprio per cercare di far capire le nostre difficoltà. Qualcosina stiamo riuscendo a ottenerla, però sicuramente insomma vedremo nei prossimi giorni, anche perché comunque al momento il decreto non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, vedremo quando poi tra l'altro ci sarà il decreto attuativo per sapere quando le partite IVA potranno avere quei soldi e come e le modalità per averli. E quindi di conseguenza vediamo un pochettino il da farsi. Sicuramente la cosa più brutta che viene fuori da questo decreto è lo Stato dice alla partita IVA indebitati, sì, perché è l'unica cosa che la partita IVA in questo momento per fare fronte può avere a disposizione, indebitati, che poi vediamo che cosa. Intanto io mi indebito. Nel frattempo comunque
la partita IVA si deve indebitare e ovviamente andrà a accomunare altre scadenze alle scadenze che già ha. Bene, noi ci confronteremo perché la materia è tutta in fieri, è tutta in divenire, però io penso che l'economia, il paese Italia, oltre che sulle grandi realtà industriali, si basi sul lavoro delle piccole imprese. Questo meccanismo chiamato economia si muove, è un ingranaggio in cui ci sono vari dentelli, chiamiamoli così, e quando questi dentelli vengono bloccati o vanno in sofferenza, poi è chiaro che è come un orologio, no? Se un dentello dell'ingranaggio si blocca, l'orologio comincia a rallentare, comincia a fermarsi. E con la miseria di 600 euro l'orologio si ferma, cioè, si ferma per sempre. Oggigiorno. Mi perdoni che ma immagini quante saracinesche non saranno più rialzate. Sicuramente. Rimarranno chiuse. Sicuramente. Perché non ce la fa. È la preoccupazione più grande. Sicuramente la preoccupazione più grande, ma ti dirò di più, cioè si parte dall'idea preconcetta che chi lavora in maniera autonoma abbia comunque un gruzzoletto da parte al quale poter attingere. Sicuramente i più scafati sicuramente potrebbero avere quel gruzzoletto, ma chi è partito da poco, quel gruzzoletto sicuramente non ce l'ha. Né tantomeno può andare potrebbe indebitarsi all'inverosimile, non si sa quando. Anche perché poi c'è da dire un'altra cosa, Luigi: indebitati, ma con le ristrettezze comunque bancarie che abbiamo, un'azienda non lo può neanche se non è definita bancabile, dove deve andare? Che deve andare a finire in mano agli usurai? Bravo. Diciamocelo proprio volgarmente. Cioè, dobbiamo far sì che la gente disperata vada in mano agli strozzini? Questo, per questo carità, quello di Dio, questo è quello che accadrà, perché sicuramente tieni presente che la stragrande maggioranza è definita non bancabile. Quindi di che cosa stiamo parlando? Bene, avremo modo di, come detto prima, di sentirci, perché chiaramente la materia è in divenire. Noi siamo con le piccole imprese, noi siamo con le partite IVA.